superstar is truly amazing. Just listen to him. This guy's a stud. I don't see many losses in his future. Inizia di Stefandrew che però in battaglia della Crocx il patto con cringe. Sì, come sempre vi abbiamo lasciato gustare gli ingressi. Troppo lunghi. Sinceramente, sì. Poi è dubbio di durante gli ingressi. Questa è Stefandrew, questa era Crocx. Anche la triple messa. Ti ricordi le stipulazioni che c'erano in questo match? Se dovessi perdere. Non mi ricordo, ma l'hai chiesto a te. Se dovessi perdere Stefandrew. Non lo so. Verrà licenziato. Verrà licenziato? Ah! Beh, con quei pantaloni da sadomaso, perché no? Quella faccia che invano sul culo, poi guarda. E se dovesse perdere Crocx? Il Crocx è per quello di se dovesse perdere Crocx. E poi un'altra. Ah, e perderà il ruolo da GM. Sì, bravo. C'è i pantaloni di GI Joe, sono fatti da plastica, capito? È una action figure il Crocx. Attenzione! Complete shot. Complete shot. Sì. O swinging face buster in face crack in the face. In the face. Tutto in the face. Comunque okay, ragazzi, Crocx ha promesso famiglie per questo match. Sì. Super Attenzione, Fisherman suplex! Rapidissimo, Suplex del pescatore, perché i pescatori si attivano con sto suplex. Che buttano, tipo Sampai, immagino. Esatto. Sampai quando pescava le prote, così, capito? Oh, attenzione! Shiranuyo, Skywalker, o come cazzo? Salita del sole, ma come mi pare? Perché è figa e fa tanto male, se io. Bello, bello. Questa guarda, la ripartenza io, stavolta. Da Skywalker. O da Seth Walker, come Seth Walker, si batte. Steph Walker. Infatti perché scusa, tu non puoi. Infatti, stavano ora, posso. Attenzione! Guarda Stefandrew che usa il ginocchio per dargli in faccia. E poi attenzione! Perché a cosa serve il ginocchio se no? Piegare la gamba. Guarda attenzione! Schiva il calcio! Poi diritto! Stefandrew molto più abile di Crocx, ovviamente non lotta quasi mai. Crocx che peraltro si è fidanzato con Karen Blake, che è una bella ragazza, insomma. Dai, dai, di Crocx. Casualmente c'è cioè 25 anni, dice lui ce n'ha tipo 50, vedi? Vabbè, va buona. Oh, attenzione, sento una vuota da parte di Stefandrew qui. Sì. No, sento, voleva fare un next step, credo, però. Vabbè. No, il nostro è un sacco di suplex. Match è molto curioso. Vabbè, ma Crocx è tutto suplex. Il match è molto suplex. Crocx è tutto suplex. Ogni mossa. Ogni mossa è suplex, non devo sbagliare. Ok. Stefandrew una mossa è malato. Reverse Frankensteiner! Questa non la fa matta. Questo è la Trovis, questo è Neville. Questo Seth è Van Bourne, eh? È Seth Neville, mamma mia. Guarda, ma lui è bravo, l'hai vista mai la sicurama? È quella che faceva prima dei Johnson. Dalla terza corda. Intanto. Bello di gira. Sotto, porco due spettacolo. Porco bene, la fa. Il W che faceva? Scelta press. Wow, intanto attenzione qua, ballet alle palle. Ballet to groin. Oh, ancora! Finta! Sì. Caccio in faccia, ma Crocx mi sembra che stia attendendo qualcosa. Cioè non è che lotta sempre l'attacco molto sulla difensiva, però sta attendendo. Che sta caricando la mossa speciale. No, sta creando l'onda energetica. Ma tanto sappo! Attenzione. Ah, la WWE si è presa un lottatore cinese. Sì, l'ho letto pure io, però non so chi sia. Ma anche gli italiani no. Raga, italiano vero, però. No, no, mo dico io una cosa figa. Ah, raga, un attimo, però. Torneo del Cruiserweight Classic. Ah, Zach Gowen. Che è giusto? Zach Gowen, scusami, Zach Gowen, quello senza la gamba. Zach Sabre Jr. Tanto gli ha tipo tolto il culo, l'ha decapitato. Vedete per Zach Sabre Jr. per lo spettacolo. Non me ne ha detto niente. Spettacolo da tecnico comunque. Vabbè, lo vedrò. Poi sta quello di Tajiri.
Cosa e Bushi, Cosa e Bushi è tutto lì. Cosa e Bushi è una macchinetta. E Brian Kendrick e qualcuno random, tipo Rich Swann, il ballerino, lo vedo come. Vabbè, Rich Swann non mi piace però. Rich Swann sì. Ma è forte, non è male. Loco, fini, scarico a tutto. Ma più forte, più cos'è lì. Uno, due, tanto! Non forse la stessa elevazione, ma... Sì. Perché quanto a abilità, agilità. Ricochet o Will Ospreay, però niente da fare. Vabbè, lo troppo tu. Ricochet. Oh, attenzione! Oh, quanti suplex ho? Suplexini. Come lo chiami questo suplex? Su, ma, Ma tu, ma tu. Beh! Oh! Shooting Press Slam! No, non è più. Standing Star Press. Standing Star Press, se vogliamo... per farla, ma anzi non è meno Shooting Star Splash, sì. Oh, attenzione perché non è, non è attenzione attenzione che fa qui, si prende qui. Oh, Fisherman Buster. Oh, last gift of God Cristo, questa sì che è una mossa. Oh, sono rimasto l'ultimo regalo di Dio, sono rimasto per... e ancora di Alex Benelli. Stream shot, addio coglioni, mi sta demolendo, mamma mia. E poi tanto rimane così, no? E poi dice boom boom boom, cazzo, poi giù. Sì, infatti, sono, ti posso schierare adesso, adesso è gestibile. Uno, due, niente da fare. È la mossa che si vedo richiede, così la posso richiedere. C'è il disaster kick come signor? No, non ti c'è il disaster kick, conta chi sta una cifra perché c'era un ce ne sono due quest'anno, con la disaster kick. Ah, che palle. Ah, beh, veramente. Ah, una, perché mi piacciono due mosse, però quell'altra capirà. Intanto si sì, super... come ti piacciono le richieste. Vabbè, no. È una bomba strong style like me. Lo sta massacrando e non sta prendendo un danno. Quella non posso, vero? Perché l'ha già preso. Perché mi piace? Forse se buono sì. Se sono buono. Se fa il buono sì. Dai, se faccio il bravo sì. Dai, perché tanto qui mo tanto Stefandrew vuole addormentare estremamente il match, non so perché. Aneddoti. Triste storia della maschera di Stefandrew e dei suoi capelli. Sì, infatti. Nel gioco nuovo non può avere i capelli lunghi perché la maschera dà fastidio. E quindi deve fargli la testa di fare. Beh, giusto, si mi spiega. Che cazzo dici? È così. Non è vero, però l'ho fatto io, stessa cosa, niente, un po' di capelli lunghi. È uno schifo, Allora, tutto lo schifo. Attenzione, qui neckbreaker, oh, neckbreaker cambia, finalmente. Boh! Crocx presulta. Chiama del Rio. Sì, ma un certo tanto tipo il 5% del pubblico sta con lui, 95% con Stefandrew. C'è la base da stupare le Crocs. Abbassa, forse. Cambia che ne arrivo però. 3 anni. Eh sì. Seconda cross line, attenzione. E capiamo che il comeback è preso da Del Rio. Messicano. E messicano. E il Crocs shooter. No? No? Stefandrew? Oh, mi manda la sharpshooter, attenzione. Ha aspettato troppo. Eh sì, e poi attenzione, se lo carica. Non è da fare. Niente da fare. Side effect forse. E no. Pronostici, vado con Crocs. Io con Stefandrew. Ma suplex strano, come è morta che c'è una suplex quello. Rifall pronostico. Vabbè, io ho una specie di amore per l'arbitro, troppo no, vabbè, scherzo. Per Stefandrew, Stefandrew. Ok, io sono l'unico che fa un Crocs. Per meglio. Oh, no, Breaker! Anche perché sennò Chester, cioè nel senso, sereda. Oh! Perfetto, perfetto. Hai capito subito il bando da matassa. E poi quella qua, minacciato. Io da fare una terza corda, mi farei una... come si chiama? Splash. No, ah, ti prego, mi spagnami. Più figo, farei un moonsault e poi lo farei diventare un 450. Splash. Un fin splash. Oh, no, American Disaster! Sangue! Morte a Crocs! Attenzione! Attenzione! E qui c'è lo schieramento vincente! Orca dura, gli ha spaccato la cena testa dopo che l'ha incoglionito! Dai! Ho messo troppo. Quindi uno, due, e tre! Ma che cazzo stai a dire? Dai, ho capito, no, stai a un mondo visione. Pensare la violenza, pensare proprio la violenza in contatto. Ragazzi, YouTube è grande. YouTube è piena banda. A te. Sì. Oh, vai tu bene! Oh, vai tu bene ragazzi, questo è bellissimo. Crocx Sharp Shooter, vediamo. Sharp Shooter? No! E Stefandrew riesce sempre a evitare. Stefandrew va nella terza. Chiama il comeback, e ora vediamo. Qual è il comeback di Stefandrew? Non so qual è il comeback. Io non so qual è. Ah, se lo so, perché non è mai successo. A vedere. Ah, quindi sono che. Bello, figo, figo. Ma se lo segue. È quello che ti avrei messo. Però dai, è pure bello. Sì, sì, io l'ho messo proprio che ho fatto. Fatto bene. Attenzione! Oh, è troppo! Altro il comeback di Stefandrew qua. Crocs non scherza, altro non c'è troppo in palio in questo match. Eh sì, soprattutto per Crocs. Cioè io penso che se essere licenziato, beh.
Ma d'altro lui viene, attenzione, Bray Buster, no, lui viene licenziato suplex, ma non è che aspetta, non in quanto ha detto membro della dirigenza, attenzione, quindi manovra nella serata, attenzione, attenzione, Phoenix Splash, Phoenix, ti prego, Phoenix, no, dai, sei proprio un frocio, lo vedi, lo spero proprio che ti faccia una Swing Blade, e attenzione, ci riprova Phoenix Splash, Phoenix Splash, Phoenix Splash, no, Phoenix Splash, va bene. Il salto della rana. Sei proprio un frocio, qualcuno due, quello là è la posizione per Phoenix Splash. Sì, però quello, la cosa, non capisco mai dopo una mossa del genere ti fanno queste mosse. Sì. Questa è una cosa ancora meno spiegata. Perché i produttori del gioco ancora non capisco, no, perché fanno utilizzare queste mosse dopo mosse di questo tipo di impatto, perché non capisco, non capisco. Oh, attenzione, Playmaster! Playmaster ha finito! Oh mio Dio, non ci credo! Ha rotto il collo. Crocx però non è così intelligente. No, infatti, no, Stefandrew che schiva la manovra di schieramento, sì, da parte di Crocx, che è quello che è successo. Cattivo! Sì, lo sai che si può fare, succede, io tante volte cerco di schierare e invece prima mi pensano. Zone! Io non ci riesco, sinceramente, io non ci riesco giocando a schierarlo. A controbatto. Attenzione, però, andiamo al match perché i due stanno veramente se ne stanno dando. Ma ci sta niente nel match. Assolutamente, ragazzi. Una arriva. Un bel pay per view, devo dire la verità. Sì, guarda, è vero, sono tutti bei match. Ciao, finito. Sono usciti tutti bei match. Pure quello delle coppie sono spettacolari. Sì, no, bello, bello per come si è voluto, diciamo. Sì. Attenzione, intanto. Che fa cru? Brutto. Sì, ma come voluta stranissima, Sì, non è più giuro, brutto, più preferisco quello in sit down. Sì, vero. Vabbè, questa è Crocx, è tutto particolare. Old school. Mezzo strano. Old school, non parla male perché la risponde mezzo questo. Occhio, Northern Light Suplex, il suplex delle luci del nord. Perché delle luci del nord? Spiegaci, raccontaci l'aneddoto delle luci del nord e del suplex. Perché è un cavaliere dello zodiaco. E quindi? E viene da Asgard. Esattamente, bravo. Capiamo tutti che volendo un amatore di Odino, un giorno il cavaliere del Northern Light si è inventato questa cosa. Che cazzo è successo? Beh, la storia è diventata poco interessante perché è successo un glitch e mi ha fatto tagliare queste cose. Quindi, attenzione, Crocx, spingi l'assalto di Stefandrew. Può essere finita, può essere finita dopo il bello bello. Sì, ma può essere no. L'intelligenza artificiale di Crocx non è stata uguale a quella di Stefandrew. Eh sì. Oh, attenzione, perché Stefandrew sta a provare la manovra, però la prima con due calci, è stato bravo qui Crocx e boh. Poi niente da fare. Ancora! La vuole mettere sulla calma, Crocx. Eh sì. Vuole addormentare in mezzo. Certo, i pantaloni satinati. Questo è satinato. Mi piace. C'è un felicissimo verso. Sì. Oh, attenzione, Butterfly Super. Attenzione, che fa qui? Ma tenuto! Questo è wrestling, Poteva venire meglio. Sì. Ah, tipo schiantato dei capocci e mannato di parte. Ma quella poi io prendo Domingo, quella di Super Daniels. La gente vuole la morte, il sangue. Ma è vero, guarda, io lo prendo. Ma non è ancora sangue, ma guarda il sangue. E questo è secondo me solo inizio, questo sarà un match violentissimo. Ancora è inizio questo, Ma no, dai, stiamo già. Non è inizio però, nel senso è ancora inizio. Per la quantità di sangue che fuoriuscirà da questo sì. Non so, è una manovra banale, però è figa. Ok. Io andiamo a fare. Scrivo tutte le strade su Facebook, però non è sì. Metto sempre a gente su per fare il bar tempo. Allora, lo dire. Attenzione, in basta di nuovo. È il secondo? No, sì, ben basta. Comunque sta subendo i suplex, Eh sì, ben basta è poi più pericoloso il suplex. Ma non credo che Crocx ce l'ha. Una boccata d'aria. Una boccata d'aria. Esco fuori il ring e c'ho l'aria. Sto sempre all'aperto ma c'ho l'aria. Mi stai dando brutta posizione. Una brutta posizione. Ora, attenzione. Ma io ma tiro. Comunque esamina copiosamente dalla fronte, ragazzi. Sì. Mi ha messo all'angolo. Oh! Brutto mobbo! Vetti ha cambiato. Oh cazzo! Aia ragazzi! Oh cazzo! Oh no! Oh cazzo, addio le palle! Va, no! Oh! Figure for mamma mia, brutta brutta sì. Conta, però non ci faccia anche le nostre gambe sono a pezzi dopo questa mossa. Se Stefandrew collassa e ora attenzione lo alza Crocx, lo prende. Ragazzi, Crocx sta lottando forse non dico meglio di Stefandrew ma un sacco di tecnicamente un sacco meglio di robe.
non mi piace questa cosa, no, neanche a me. Stefandrew, io avevo detto Crocx, ma tipo Stefandrew veramente. Dice la vittoria di Crocx. No, schifo. Non la schifo. No, se Stefandrew dovesse essere essenziale è clamoroso, Beh, sì, no? Si perde un veterano. Bravo, attenzione, però elbow smash proprio per andare nella Hall of Fame, non mi faccio licenziare, a chiacco te prendo, hai di sweep sweep e all'angolo le faccio il ancora la testa altissima alla fronte. Sta mossa male, gran merda, sinceramente. No, con due sì, non so perché me ne voglio, ti giuro, non so perché non ti piace. Tra uno, due e tre, no! E tu che è non my god, è una mossa finale. È una, sì, quella ma non. Che non spreco, aspettando troppo. È lo spreco della mossa finale, esatto. Comunque Stefandrew ci ha tirato fuori un'altra perla, Sì, baseman dropkick. Stefandrew la mette più sulla spettacolarità. No, baseman dropkick è sbagliato. Già che è una picca. Noi vediamo la giornata. Non è andata, vaffanculo. Poi perché esce a conto del 2 raggio di Sina, proprio il 2. Almeno Sina perdeva ogni tanto. Veramente? Ok, comunque andiamo a andare un lefo che è meglio, Sto proprio finendo. Oh, dropkick no, a dopo vedrai un altro che vince rubando. Vabbè, comunque sia. DDT, sempre spun DDT. Questo è un silver spoon, Sì, questa è una silver spoon. Quale fa la cosa? Cucchiaio d'argento. Tipo quella, ecco d'argento è quello che danno ai marine. No, l'argento è quello che nato con la camicia. Io sapevo così. Io comunque l'argento sapevo pure che era una cosa che davano ai marine quando li cacciavano, o quelli quando andavano a casa. Oh, sangue il pezzo! Aia ragazzi, sta perdendo un sacco di sangue! È stato Iron Man, Carmel Crocx! Cioè guardate il sangue, sta... Non vedete? Oh cazzo! Ma basta, era ora! Veramente? È vero! Cioè quanto tempo? Mamma mia! Da... Che cosa sta creando? Oddio! Si è fatto male quello. D'altronde aveva. Se si riprende può schienarlo benissimo. Sì, eccolo, e ce la fa, certo. ce l'ha fatta. No! Sì. Ci sta mettendo troppo tempo, ce la fa. Vai extreme. Vediamo. Vai, vola! Splash! È una questione personale, Sì, abbastanza. Attenzione! No, non è tra male, no! Il prepasto! Dai, ora chiudilo! American Disco! Via! No, perché queste cose? È quello che non capisco adesso. Solo questo vorrei cambiare. Che fai, no? Fai due giocatori logici che devi arrivare a prendere il rosso e poi li vinci tu. È quello che ti fa fare sta cosa. Che merda. Capito come? Ma questo tutto il match, non bisogna... Cioè, non... toglie, capito come? Mettono un'altra cosa. Dopo un po' dei danni sui lini, danni fritti. Sì. Oh! Comunque andiamo in match. Si sveglia rapido Stefandrew. Jawbreaker da parte forse di... Forse finali. Addormenta. Ancora. E ancora, non lo metto. No, lo mette giù, però poi... Vengono delle gomitate di... qua va bene, Crocx. Questo è un simpunk. Simpunks. Ah, il simpunk non si può più... No, chiude. Uno, due, uno. Comunque che match. Guardate, guarda. Cioè, ragazzi. Oh, lacrime di sangue. Che schiavato gli occhi. Meno male. Era PG. Bye, bye. Cioè veramente. Se prendo un samina. E io sono prima samina. Oh, attenzione! Attenzione! Butterfly suplex. Ah, meno male. Attenzione perché potrebbe essere la fine. Cioè qua ogni mossa potrebbe essere la finale. Attenzione, uno, due, e tre, no! Hai fatto come semi. Come semi contro Canino, questa. Mamma mia. Senti che non si contro semi? Cane certo lo stava massacrare i power bomb. Certo ho fatto un kick out così. Mamma mia. Sì, ma ricordo. Sì. Oh, quello mi ha lasciato un po' di cazzo. Comunque che match è, ragazzi. Oh, belli tu belli! Un po' pretenzioso questo evento, eh sì. Attenzione. Ecco. Ti mettono l'angoscia. Sì. Come se c'hai. Così quasi ci vado io. Comunque sia, Stefandrew, devo dire la verità, sta rischiando anche troppo. Sì. Secondo me è troppo, ecco. Sta tenendo troppo la corda. Sì. Attenzione! Colpi shot! Sì, flatliner. Flatliner mi sa che senza lo sgambetto alla mano. Flatliner. Oh! Che combo, ragazzi! Ed ora sì che è pronto! Ora la paletto a American Destroyer! Vai, che può fare? Spacca gli angoli! No!
Incredibile Crocx. Ma è stato anche il suo match. Sì, stanno a scambiare 70 milioni. Sarà 18 minuti sicuro. Sì. Oh, se vende un suplex col ponte, no, gli dai uno, due e tre. Oh, che match. I due sono stremati. Però a questo punto mi aspetto la vittoria di Stefandrew. Anch'io. Cioè, nel senso che. Io ho detto Crocx, non c'è. E vai in springboard, che c'è springboard? Che fa? Non lo so, vedi a lui. Lo rialza intanto con questo jumping. Oh, attenzione. Oh, super twist of fate. Speriamo, a me pure. Guarda, sta più una cifra. Seriamente. Oh. Si va da lì. Super di nuovo. No? Sì, la terza corda! Ragazzi! Se lo prende è finita! E se li fa male col primo! No, qua si rialza un po'. Adesso deve girarlo e deve schienarlo. No, è finita, ragazzi. Il match qua finito. Crocx è più di là che di qua. Infatti Stefandrew è pronto. Stefandrew è pronto. Voglio quello che cazzo mi pare. Fate come vi pare. Sta di fare. Flippa il driver! Flippa il driver! Il secondo è morto. È morto. Veramente Crocx non ne ha più. Ma sì, ma questo 50 anni. Ma fa il culo Crocx. Cioè veramente Stefandrew non mi può massacrare. Uno, due e tre. Ma fa culo a te Crocx del GM. E Stefandrew ancora continua la leggenda. Eh sì, quindi Crocx viene bel match, però sciolto. È stato combattutissimo, ho visto le cifre di manovre, mi è piaciuto. Sì, e poi soprattutto Crocx non è più il nostro GM. A questo punto la domanda è: sia roster verde, c'è roster verde, c'è Crocx, però si dice che posso perdere un posto. Sia il roster civilization, ora probabilmente su una situazione di stallo, diciamo. Sì, faccio un splash. Certo, se sarà Crocx arriva un altro simile, non è che tutto questo vantaggio. Io vado reggi il tuo GM. Subito reggi. Non lo so, grazie. Qui intanto stiamo rivedendo i momenti salienti. Ragazzi. E poi driver! Sì. Noi ragazzi torniamo tra poco per il match valido per il titolo TWF tra Dante e FMO. Up for the challenge.
few seconds, the wait is over, and we will finally get this match underway. Siamo pronti quindi al match tra FMO e Dante. Dante che si è cambiato i capelli, si è fatto un sacco da guanchi, poi parte Spellbuster e poi spacca subito lo schema FMO. Dante sembra un motociclista che è andato a fare, cioè è andato in marina e è diventato tipo generale. Bison! Capello 2, guarda! È il capo del Street Fighter, cazzo! Cazzo, ora lo prende capo ciò cazzotto, guarda che violenza! Quello viene un po' Spellbuster che è la manovrona, quindi non ti capito come. Cioè, sembra una cazzata che lo prendi un butto terra, invece è una delle manovre più. No, ma c'è un sacco di forza. Sì, ma no, più che altro è una manovra di quelle in più impatto nel resto, non mi capito come, quindi è la figata, guarda, vaffanculo, guarda che mano gigante c'è quello. Neckbreaker, boh, così a demolizione del collo di Dante. Che ora. No, veramente la sera, messa sulla spalla che mala gamba. È vero, porco tu. Attenzione. Oh, già prego. Ho trovato questo. Benissimo. Ma trovando la risoluzione della vita. Oru? Oh. Questo è il canico. Oh, siamo al fuschio e al fuschio, intanto al cameo. Intanto sì, stiamo stanno mangiando. Scusate, ragazzi, no? Però tocca a me, dai. Dante viene preso a ma partito da FMO, questo Twin Neckbreaker. Mi sveglio, la fammi chi mi è quella fammi. Questo match è difficilissimo scoprire il risultato. Ah, vabbè. Ma oh, qui Dante che fa? Dante. Vabbè, praticamente ci sta Chester che già sa tutto. Non so come mai. E quindi. Solo per farvi capire che il dressing non è. Il mio commento è per farvi capire quanta cosa avevo. Ah, capito? Comunque Dante mi sembra niente vantaggio rispetto a FMO, eh? Cioè, ho come questa impressione che. Snap Power Bomb! Che anche sì, magari questo è il match meno sentito. Chiaramente dopo c'è Berny contro Berny, non so, e poi Alexander contro Mancio. Sono i match cardini. E poi Broly contro Broly. Sì. Alexander contro Mancio è un po' Goku contro. Perché da un sì, perché no, dai. No, qui tanto. Oggi la Reyfor. Beh, si è vero. Che perde. Gogeta allora. Comunque no, assomiglia a uno dei guerrieri Alexander, sì, bene. Tanto che schieramento Dante ha rischiato, però FMO con queste manovre repentine non ha fatto niente. Allora io ancora non mi hai fatto niente, faccio da sempre. Si è alzato con una cattiveria di comune un po'. Allora, ancora mi chiedo come ha fatto FMO a perdere quel titolo. Ma non perché Dante. Però cioè Dante non è più quello di un tempo, FMO invece era un periodo ottimo. Allora meglio per tutto il me. Sì, sinceramente. Un po' più reattivo, però. Forse ha capito che per battere Dante non è che insomma ce ne vuole alla fine. Lo vedo atletico, lo vedo FMO, sì. Vabbè, oggi è stato un po'. Sì, lui è molto molto. Sempre attivo durante i match, sì. Non è noioso. Attenzione! Ma qui sta bene fare cose. Si varia un po' la mossa precedente. Però non l'ha fatto male, non l'ha fatto. E poi attenzione, forward! Io chiamo forward DDT, però sì, non è. Quello che è. Il team avanti, diciamo. Uno, due, e no! Sì, facebuster. Dante è molto lento. Dante è lento. Sì, Dante è lentissimo, eh. Cioè uno dei più lenti, penso, forse insieme a Berny, però. Da anche cazzotto che vale per 10, però è molto lento. Frost Mover Neck Breaker intanto di FMO. Sì. E ha fatto male qua Dante, voi siete esperti, un Super Saiyan lento. Non può essere lento, non so. Sì, ma Broly era lento, Broly era lento. Però quattro. Quella è una cosa. Io perché non c'è, cioè, lo vedevo a volte, però. Più poco. No, beh, Broly era un film a parte Broly. Sì. Ed era enorme, spacca i culi, lento, fa delle sfere che ti scoppiano. Esatto, una cosa così. Un po' questa famo Dante. Dante lancia la porta all'altra FMO ancora! Ancora! Film di Broly!
Era il film del come riassumiamo questo evento fino adesso? It's a BFM. No, questo evento in generale, cioè che aggettivo? La schiena della tecnica. Dici? Guarda, è stato un bel preview, un sacco di tecniche, un sacco di mosse. E qua. No, non vale. Guarda. Eh? Non vale. Cosa? Non vale sta cosa. Perché lui si io, no? Tornato di dirtiro attraverso il tabacco, di che noi, e ho fatto il torpedo di dirti. Ah, non l'ho visto. Ah, perché? Ciao, vi salvi, però pensavo sia per chiappare. Un tiriti, no, ma se vuoi, se vendono lo imparerà. Non sa soltanto andare da fermo e fare. Che cosa è che mi piace il baseball rock? Che niente proprio il coso. Non ti piace, dai. Non mi piace Roma, ma sta. Io sono contro il venduto di Roma. Se lo faceva la semisina, la mossa. Ah, bravo Roma, è bravo se mi bella mossa. Guarda, se fece la spear, mi dice pure la spear. Oh, attenzione! Vince Strano, la mossa di Alexander, forse. Eh sì. Oh, boh! Reverse Death Volley Drive. Attenzione! La mossa di Alexander! Marco 2, e chi l'ha fatto? Reverse Death Ball Driver! Oh! Bullplex! Il suplex del toro! O bulgaro! Io non ho capito cosa intendi, del toro o bulgaro? Ma del toro! 1, 2, Danto! E qui è un del toro che cioè, è paranormale! È vero, è vero! Come il suplex, capito? Ogni cosa vostra è sacra! Sono gli aneddoti di scazzati. Intanto scazzati certo non è FMO, che qua è veramente ci sta dimostrando che il peso non è tutto. Eh sì. E poi 1, 2 e 3 ancora. No, no, penso che è la fiera dei conti di due. Sì, anche. Oh, calcio sulla schiena che stavolta gli fa male. Stavolta non. Andrea, tu che hai seguito la WWEF più da vicino. Beh? La. L'ultimo. Oh, ti ha detto scorretto la parte di FMO, attenzione. 1, 2! No, no, ok. E si arrabbia un pochino, lo so. No, il per più finale, cioè dopo WrestleMania c'è stato un rialzo di rating. Sì. Da WrestleMania. Sì, è vero. Che cosa gli sta facendo, mamma mia? Sono d'accordo, se non. Sì, però gli devo respirare il piede, però gli devo respirare il piede. Ma il piccando con il piede. Perché tirare il mio piede da 50 sulla tua faccia è stato come tirare. Assomiglia a Brian Fulcher. Come tirare una palla da pallacanestro in una piscina. Potevo mancare. Che grande bicchesse, cazzo. Sì, bicchesse di certe cazzate. Se non ti fanno ammattire. Sì, conta, se no. Se riesci a capire un libro in inglese, porco due sapere. Ma prego la traduzione, un po' se franchino, riesci in qualche modo. A sentirgli, sì. Cazzo. Certe no, cose sono difficili da funzionare. Cazzo, sì, perché slang, è tutto un jazzy quello. Guarda, pure veloce, potrei pensare a vivo. Io guarda, infatti quando tante volte mi sicuro non si capisce a cazzo. Però sai che queste qua non possono durare. E dopo un po' di anni con tutte le cose non è. Sì. Vabbè, c'era un momento loro pure loro. Che cosa sta facendo? Ah, neckbreaker. Oh, la fine di neckbreaker. Attenzione. Dai, fermiamo a casa. Chiudo di dittino arrivo. Forse questo è il match meno bello, dai. Diciamo, chiudo un shock, attenzione. Cioè, la chiusa. È finita. Boom. Diciamo, questo è stato il match meno sentito e meno bello. Sì, sì, abbastanza. Forse è. Stop. 1, 2 e 3. Oh! Spalla su per dentro. Si rifo l'occhio. L'ho già visto, già l'ho visto. L'ho previsto, lo so. Lo so, ma Io non lo so. Scusa, ma chi ha tolto? Che? Il Marina tolto Dante. Chi ha sbarricchiato il tavolo? Non mi ricordo, ma buffo. Infatti, devo cercare una FMO che poi ci stava io a Dante, pensavo di rispettare, adesso ce lo schiappa se lo avessi. Ah, guarda, questo è un altro modo per diciamo un po' di sempre quella. Chillock. Cos'è Chillock? È sempre la stessa cosa. Sì. Ah, sempre il gioco. C'è la fatta burbo che fa FMO a Dante. Infatti ma Chillock si rialza subito. Sì, infatti. Non capisco perché Il disco spazio arrivo, no? No. Dante mi sembra un po' spesato, boh, non sta facendo un gran match, No. È come un orso sotto un narcotizzante. Sì, è un orso fatto. Sì, non so fatto, sì, questo ci sta. Attenzione, c'è le cose però, 1, 2. E il nostro Jeremy Render che arriva quasi. Comunque schienamenti soltanto di FMO. Sì, è vero. Sì, Dante è veramente. Un po' assente. Sì, un po' assente, però. No, è Jeremy Render. Si era incastrato nelle cose. FMO è Jeremy Render. Oh attenzione ragazzi, oh, comunque ho visto tanti personaggi di. Lo posso dire che ho visto tanti personaggi
però in W16, ma pochissimo so come funziona. È vero. Proprio come struttura, una cosa veramente. Uno, due, niente da fare. Altro due, stavano 250 contro i due. Di cui 70 se ne andrò su Crocx. Ancora tiro che la faccia, c'è a me lo stile FM, mi piace. Sì, è un misto poi, insomma, tra trio di, vabbè, un trio di testa, diciamo, un stile molto simile, McBrayer detti, no? Sì. McMorton forse qualcosa. Ciao. E Roxton. Sì. Anche. Guarda, c'ha un sacco di McBrayer, Fistbuster. Sì. E vabbè, lascia le suite, se non lo sì. Cioè, però è la cosa in carisma comunque. Sì. Perché si vede che uno di oh, attenzione, sopra l'occhio! Colpa all'occhio! Oh, che calcio finale, no! Niente da fare, la spacca teschio finale. Vediamo se riesce l'end of this. No, niente da fare. Full. La devi vedere. L'end of this è bella. L'end of this è bella. Mi piace. Vedere. Però mi sa che Dante non la fa. Mi sa FM non è oh, sangue come? Sul collo. Capito come? Vabbè. Testa sangue in testa. Giustamente. Uno, due. No, quello che è successo però. Manca molto poco. Sì, sì. Sì, qua vince FM. Analisi tecnica di dire. Vince FM. Proprio. No, dai. Crash penale. Bombate. Dante non si è. È stato Smisi. È meno bello del titolo di WWEF. Con Dante. Non per dire però. Che gli hanno fatto un bambino. Sì. Uno, due e tre. FM. FMO va a vincere e si va a riprendere il titolo del mondo TWF. Certo, però è uno schifo che uno così comunque Nigerlino, cioè Nigerlino comunque sì, abbastanza piccoletto da un tra uno. Beh, però sennò sarebbe brutto essere in tutti quelli grossi. Sì, sì, è vero, però è come vedere il match tra Rey Mysterio e Brock Lesnar, Rey Mysterio che fa un culo. Ah, quello infatti, sì. Sulla dominanza. Come un'altra federazione futuristica. Stai parlando. Dopo! Chiudiamo questi salienti. Tra poco ragazzi assisteremo al match tra Berny e White Berny e devo dire che forse è il match più atteso dell'intera serata. Se Berny dovesse vincere saranno cavoli per White Berny che potrà togliersi la maschera. Non vedo ora. Chi si c'era dietro la maschera? Potremmo scoprire stasera. Per me White Berny è Berny. Per me è... Ah, però potrebbe essere Berny. Ma c'è sta Chester. Sì, sta con me. È sta con me che poi se ne va e poi è fratello malvagio. Perché lui non è Chester. Mi piace! Mi piace il titolo! C'è un caschio di non c'è la cifra! No, sei brutto, bello, caruccio, non so che cazzo! Ti grazie, vai! Ah beh, sì, è figo, sì, sì! Non mi piace, non mi piace! Guarda, forse è meglio nero che mi vuole! Sì, forse nero un po' più... Cacchettiamo! Sì! Noi penso che ci vediamo se la telecamera indugerà sui nostri bei sorrisi, vediamo. Vieni a me telecamera, sempre lui. Lo parlo sempre io, dai, che figlio, con la parola di un sacco di cazzate, vieni qua. E vabbè, dimmi, sono tutto orecchio. Siete pronti ragazzi? Non è che c'ho molto da raccontare ovviamente, questa è la mia storia di quando ho dovuto riempire un commento dicendo facendo il doppiaggio di me stesso. Ecco, stasera Berny contro White Berny, pronostici velocemente. Io dico White Berny. Io dico Blue Berny. No, io penso Berny perché lo conosco da annate proprio. Ecco, era un match interessante, tutto quanto gli darò, dopo l'allineanza di White Berny, sia contro Stefandrew pure, via i White Berny. Ok, quindi White Berny io e te e Reyfor invece Berny. Va in casa. Vediamo se ci avrà azzeccato Reyfor. A tra poco amici.
superstars look geared up and ready to go. So much thought goes into a superstar's entrance, as we're witnessing here tonight. White Berny San, dopo White Berny San. Questo è tutto registrato, Berny, eh. Qualcosa di strano. Tanto per cambiare. Oh, intanto. Spettacolo in faccia. Innanzitutto iniziamo nel cominciamo con dire che la mostra è uguale. Quindi se vedremo 24 Tompson e 30 la stride. È per questo sta al massimo del divertimento, non vedo l'ora. Le lega al braccio, voglia lega al braccio. No, devo dire, ma se finale non sono proprio uguali. Però vediamo il primo Tompson che ha seguito West Berny è costato la sconfitta. È costato un match a Berny. Quello stai tempo, sì. No, la presta bene, non ti ricordi? Ah, ma sì, quando West Berny entra in Breaker. Rip Gap, Rip Buster. Buster, ok, sì. Vabbè, alla fine è un coso. Sì. È un Gap Buster con le sue costole. Sì. Boston Grab di Wet Berny che comunque sia è partito molto molto meglio rispetto al Diavolo Rosso. Eh sì. Rispetto al tifoso di Manchester United. Questa cosa. Ma infatti questo è il Manchester United Liverpool. Sì, veramente. Inzaghi e Giudecca. Oh mio. Ti ricordi? C'era? Giudecca. Giudecca chi era? Io a te parlo di te che è un Milano. Sì, sono forti. Mamma mia. Dicevi comunque, no, Giudecca. Giudecca! Portare il volato. Ah, ok. Ho quello Giudecca, che cazzo è? Giudecca lo so, sì. Ok. Il match prosegue ovviamente 3-2 forza, perché sennò stanno da guardarsi follow slam. Berny il match ancora non è ingranato chiaramente, quindi magari che fanno, rimangono restino, rimangono fermi, immobili.
guardare questi due questi due giganti, ragazzi, le stesse prese. Sì, sì, back drop. Ora Berny tira un po' sul il muso, si riprende. Diciamo che non è una parte del match molto entusiasmante questa. Oh, big butt of water da parte di Berny, che però ora viene ripreso back drop, schiva, no? Schiva questa mezza back drop, vediamo se back drop, se back drop mi dai, certo che no, no, no. Sto dicendo che è back drop, fa sempre back drop, è vero, dai. Quindi ha sbordito per me è Nemor con Berny. Beh, o Dante, la costruzione o anche anche oh, potrebbe. Ah, però i suoi tatuaggi come sono stati? Perché è la cosa? Ha fatto pure deve essere pure Dante, però Dante c'è per forza. Sopra la pelle. Oh, Jock Slam! Oh, Slam, Slam! Jock Slam! Il match si è attivato finalmente. Uno, due, niente di niente trezza. Mette le mani sulla maschera. Hai visto le come? Ma hai visto come? No, vabbè. Oh, è da rivedere conta come. Big boot in corsa da parte di quel Berny, devastando. Devo dire che comunque sia, quando i due si riescono a mettere su un bel match, cioè magari le fasi sono sempre negative. Sì, sì. Cioè, poi però un po' si svegliano, fanno un bel match. Sì, dopo un po' fanno. Dopo le prime stare qua. Sì. Sempre vicino al punto di 2-3 quarti. Questa è una cosa. Ah no, schivato perché. Non è il knockdown, cioè, perché Berny stava diventando un Tompson, e guarda Berny che fa. Oh, old school, old school, old style, no? Come si chiama? Che non so io, Batman Walking. Non sono di voi, mi dispiace, non sono di qua. Scherzate, io devo essere io, non sono di qua. Troppo urca, attenzione, se no si deve mettere guarda Berny. 1, 2, niente a fare. Vabbè, Rock Walk e Chuck Slam, bello scambio del 2. Sì, veramente. Due manovre vive. Eh sì. Ancora. Oh, cosa succede? Vuoi Berny? Oh mio Dio, lo va a prendere. Suplex in arrivo. Oh, vertical suplex. Boom. Bello, suplex. Bello. Su 190 kg, Berny. 145, 178. Mamma. 178, no? 1939. Se la guerra a Bologna, infatti bianco e rosso si separano. Oh, ma nessuno ha notato che c'è sul sedere Berny. Sì, infatti no, io stavo andando io. Che cacchio, perché c'è la così? Attenzione! Oh, è finito! Gugu Plata! Gugu Plata è scritto! Le mura del pianto! Sì, sono una di Sergio. No, ma... No, non l'ho tradotto letteralmente, non era la traduzione letterale. Era simbolicamente. Sì, simbolicamente ha messo le mura del pianto. No, del pianto, della... Sì. No, cioè l'inverno so, è la traduzione letterale. Beh sì, però se non c'è l'inverno. Si personificano l'inferno, sì, dai. L'ingresso esatto, dai, le piede, le bende, Dante si è fumato il paradiso, fumato e poi si è fatto paradiso, l'inferno, il purgatorio e il paradiso, il più grande canaro toscano, Dante. È vero, questa è il mondo visione, deve essere ripetuta, perché pure Gesù che era un pusher, diciamo la stessa cosa, perché non pensare, ma guarda che, cioè, perché quelli flashavano, quelli si facevano, cioè che tirano il pane, si moltiplicava. Gesù inventa una roba. Andiamo al match, ragazzi, se no sfociamo in qualcosa di legittimamente irritabilmente razzisticamente negativo. Beh, razzista, prima abbiamo detto nero, lui ha detto frocio. Afro. Non me l'ho anche visto. Andiamo al match, ragazzi, vuoi Berny? Lancia a Berny! Che fa qui? Lo prende al volo! Ma che dopo driver! Addirittura ha mossa la origine giapponese. In giapponese? Mikino. Sì, dico. Ma no, Mikino sa mai però. Anche la sharpshooter è in realtà giapponese, Voglio dire. Non è di Bredato. Io lo sapevo in realtà che era giapponese. Pensa te. No, Bredato con la resa famosa. Come tanti come americani che si rubano le cose, no? Mossa del tessino, beh. Sì. Beh, facciamo un esempio. Attenzione, 1, 2, entra fare. Allora, se c'era lento può inventare la cosa sotto due, se no fai le spia. Sì. E giocare al football. Sì, fai le spia, diciamo. Oh, Jock Slam! Jock Slam! La seconda! No, fare! West Berny ce l'ha! No! Che cosa diventava? Ah, non lo so! Oh! Jack Leonard di nuovo, un cover shot, insomma. Quello che è. No, è un altro nome, però non mi ricordo. Oh, no.
Non lo so, proprio le popolare le big game. Ancora la vecchia mossa di... No, per tutti. C'è la mossa caratterizzante da WWE. Non la fanno. No, vado pure con i ring, la vado pure sul tavolo. Non tavolo, è proprio brutto là. Non so come la gamba. Esatto, solo la gamba. Sulla... Oh, sull'edge. Quando entro, non so come entrare. È proprio l'estremità. Miau, proprio c'è. Ricordo, sono spigolo il ring, però. Attenzione. Well, Berny sembra lì lì sempre per effettuare la mossa finale, ma non riesce. Perché Berny dopo la sconfitta di WrestleMania si sente quasi. Sente pronto, ecco, a. Sì, sì. Riesce a difendersi, ecco. Ha capito come affrontarlo. Sì. Ci ha capito la strategia difensiva. Berny qua entrambe vuoto. Calcio di White Berny, presa di Berny, vediamo che si inventa. Poi no, brava le gambe, fa bene. Ma di qualcuno partecipa altri non paraplegici. Oh mio Dio! La slide! Oh my god! La super power bomb. Può provare a chiuderla, ma ancora è troppo presto. Non mi ricordo cos'è, ma comunque ha fatto correre Roman Reigns. Uno, due, tre, ne ha due. Se non fosse così bianco potevamo fare il baby ball. La prima volta c'era un pelle in pelle. La prima volta l'ha fatto la gestione. Anche la mofa per forza. Se non sono piccoletti fa un match del merda da guardare in giro. Attenzione intanto qua. Piccoletti non aspettavo. Non sapevo tu quelli, però spiega che ha questa domanda. Ricordi questa cosa? No, perché presto si lotta in due, vero? Giustamente, già. No, che fa questo Sembra un combattimento di lucia libera. Sì, veramente. Pro americano sono un battimento di regola, parliamoci chiaro. È pro americano, è la rissa. No, di quelle statunitense credo che. O ci sta qualche mossa finale. Che mondo già poi la catena, se mi hanno vero come sei. Ma magari. Lucia Libre conta, no, perché Lucia Libre, è spettacolare. Lucia Libre che sta creando zumpetta a trio V a modo di pipistrello, poteva colpirlo un po', poteva farlo pure che stava in piedi. Infatti io sinceramente Lucia V non mi piace per niente a me. Il là? Il trio V però non lo capisco. No, se... Aia, la bella mossa di Rio pure. Meglio pure del Rio, sì. Che poi... Ma fino a però un po' essi finale, dai. E poi stanno al giro. Sai che... Ah, non sai perché ancora, fretta. Lo sai perché la campi, sto un po' pietata. Yeah. Ok, bambina, India non giustamente dice. Ah sì, perché? Ed è il mio gatto non mi dice. E poi se la schiacciata del proprio per essere schiacciata con marciapiedi, se la fai sapere a mattino. Intanto si scagliano la vita, perché. Aspetta, ma lo sai quel motivo? Ha vinto, ma poi non mi piace l'esibizione. Cioè dice troppo tempo scuso devi alzare piano piano, tanto Berny all'angolo gli sembra stupido il coso, invece è poco realistico, è quella la cosa, no? Andiamo al match, però attenzione perché come Berny si prende ancora backdrop altissimo, eh sì, la posizione laterale da parte del Cinozzone di White Berny, ora pestone in petto. Io questo è più un match carismatico e spettacolare. Sì, più è forza e di carisma. Sì, mosse potenti e carismatiche, tipo Top Slam, Old School. E piazza a cazzo e guardasse male. Sì, sì. Anche. Attraverso le maschere. Sì. Sì, io ti occhi. Sì, hanno gli occhi sono. La maschera o non c'è le pupille? No, no, secondo me è proprio quella la faccia, cioè. Sì. Attenzione, Berny! Oh! Maschera di schermo! Vado a cornare! Oh, in DT! DT, velocissimo! Comunque meglio Berny, Sì, adesso sì. Vuole Tompson, in arrivo! Vuole Tompson, ce l'ha! Ci sta mettendo un po' troppo! Vediamo! No, no, ce l'ha messo! Ce l'ha! E ce l'ha fatto bene! Le stanno incassate per terra e muove la schiena, dai, è finita. E se non sbaglio sangra? Sì. Non so dove sangra. Uno, due, e tre, nuovo! Però è vero, veramente. Match ora lì per chiudersi. Bene, stanchissimo. Attenzione, White Berny che si rimette prima. Attenzione! Che fa White Berny? Lo prende? Prende, no, Berny! L'ha preso male! L'ha preso una palla. Sì, in teoria, non so sicuro. Sì. Sì. Attenzione! Oh, non ci credo! Ancora Berny! Last ride! Sit down powerball! Però mi piace. Sì, sì. Certo mi piace. È figo. Adesso lo schiamento. Uno, due, e tre! No, ancora. Berny è vicino a togliersi la maschera, Sì.
Quelli che entrano, io che giusto almeno quanta campagna. Ma veramente, tipo 4 mosse del genere, quindi. Fatto che eravamo rinchi. Stiamo un match per semina heavy comunque. Qualcosa non finiamo più cazzo, sono fatti 78 mosse, White Bear non uscì. No, alla fine la prima Tompson di White Bear, attenzione, no! Alla prima Tompson di White Bear ne ha perso bene. Ti ricordi due flaggi con Undertaker? No? Con me. Stessa cosa con me. Ah, ok. Intanto ancora! Undertaker perché mi ha perso più bene. Ragazzi, oh Berny vuole un'altra. È la terza? Si la si tanto no Tompson no non riesce a tra flatliner no sempre short line, diciamo per cambiare sta da un cazzo magico Berny è incazzato Berny ora lo vuole mandare Berny lo va a prendere la dai mandalo verso il corner verso il corner big boom il corner non capisci l'inglese l'angolo un po' scenariato dei crossfit che cazzo ne sono crossfit non parlare di crossfit a casa mia fratello ma adesso tanto perché fa crossfit sì. Sadia, no dice come qua vanno in quartiere cioè se te devi crescere qualcosa c'è la maledizione c'è l'organismo non è il crossfit che crea la maledizione chi fa crossfit se la tira mettono tipo alla mare in crossfit vegani che è la testina di gioco no era crossfit vegani perché si arriva sì perché i vegani vabbè non quei coglioni e tutto no? Vabbè ah, quindi fanno crossfit pure perché dicono è il mito completo perfetto rompe pure chi mangia carne sì. Cioè nel senso contro i vegani che io non si vede però fa così poi il latte che dai oddio ancora non è vero qualcuno dice no stiamo oh dopo il driver ti stiamo mangiando che schifo perché non te l'hai scritto ancora non ha capitato oh la gamba di questo è perché ce le veniva di cosa sangue in petto tanto che ce l'hai finita la relazione mi capisco attenzione qui c'è lo schieramento 1 2 e 3 no ancora è il secondo non niente da fare vediamo loro su Death Kitchen non mettere ansia un secondo attenzione oh lo va a prendere stavolta tocchiamo White Berny mamma mia ragazzi sì. Mi sembra a posto in deve e poi lo mette giù con questa chiave articolata della testa, la maschera. Sì. E il match che è diventato un po' incerto, però mi sa che... Fa bene qua. Attenzione! Bomba! Ma per chiudere la ricorsa, adesso si vede che si schianta tipo dalla stratosfera con un enorme peso, capito? Eh sì. Tu mi sono il plex di fare il ring. Pure la cosplay. Chi lo vuole? Sono il plex di fare il ring. Va bene. Dopo non c'è niente. Stavo così per quelli. Ti ricordi che era anche un c'era mi sa commentare già sotto Mike Matt lo ring collassa? Sì. Sì. Stai, no, me lo ricordo, l'ho visto perché. Hall of Fame, WWEF Hall of Fame. Mi rivedo ogni tanto, non vedo un secondo. Vabbè, magari ci può mettere stati un mio però. Lo so. Alla fine. Un mezzo avanti. Come lo perché siamo tutto? No. Attenzione, White Berny, qui viene preso in castagno, no, niente a fare. Attenzione. Il casco bianco la meglio se lo carica è la mossa preferita dai sono contento mi avviamo mille ogni volta per questa mossa oh forse è finita qua Berny è pronto alla chiusura Tompson no body slam e ancora mamma mia ragazzi mosse capito sì verso il finale fa ste mosse lui sta mettendo un po' troppo rispetto a WrestleMania sì e non ha fatto niente Oh sangue mosse finali vere e proprie no cioè no non ha fatto niente la stride questo è finita ragazzi è finita vediamo chi ci sta sotto la maschera sì. Attenzione no Berny scivola la salvato deviata ma ancora Berny ma cioè questo è headlock ma vai cazzo la mia notte la vedo sì, fantastica bella innovativa cazzo se fa un zoom per più si muove ma proprio cioè la parte interna del gomito completamente curvosa la stanno sì. Sì. Guarda Berny qua fa correre Berny lo mette lì all'angolo non so se è la sinceramente non mi dire trovo sì.
No, è come te sbagli. Vediamo la sentenza di fare adesso. Calci su al volo forse. È come prima. Sono un degente. Quanto voglio resistere alla maschera di me? Predictor. Copri chi è? Voglio il fascio, voglio. Allora, ma Berny però boom, pugnazzo in faccia, dice vieni qua amico, e poi body slam, mamma mia, allora lancia di tosto, quasi trova anche schiena, penso che dopo questa castagna sì, tutto formare body slam, uno, due, niente, sì, roba, e che c'era la castagna che mi mangia, se tu mangi la castagna c'è dei mangi, no, vediamo chi porta che ti mangi la castagna, vieni, no, che è un contadino, oh, è bello. C'è nessun amore questa trasmissione così, no? Poi dopo un po', nel 2006, muori Castagna. 2004, non ero mai morto Castagna. Contemporaneamente, lo stesso anno nasce Facebook. Io penso che Zucca venga ucciso Castagna. Mi manca tanto così lo scoprirlo. Raga, vedete quello che penso. Beh, bello, mamma che bello, io volevo così, 11-20 Outcast, volevo sì, oh, sapere, oddio, mi fanno puntare a merda, veramente, è successo il cazzo. No, però, perché quando c'è Walking Dead pure è così, se tu ci fai caso, non è che ogni cosa, non è un'americanata, no, è un po' più psicologico qualcosa. Ti devi piacere la psicologia, se non ti piace, non ti piace manco quello. Invece la popolazione, invece a me più l'horror, più atmosfera, no, del le chiacchiere movimentate, capito come? Le chiacchiere in movimento mi piacciono, quelle chiacchiere per... Sì, vabbè, oh, è finita qua, quattro, sì, qua è finita ragazzi, è la quarta del match, non può resistere, dai, è la quarta, dai, uno, due, e tre, no! Abbiamo un nuovo favorito di Smackdown. Ma Berny, tra Berny cosa sta incavolando, attenzione, e infatti ora basta, vieni qua. Cazzo, c'è un due finisher qua con due. No, adesso non lo so, non lo so, c'è un due finisher, segui lo dico. No, neanche un tuo. Ma viene, oddio buono. Ci mi sta mettendo troppo ragazzi. C'è lo schieramento, attenzione. No, ma anche questo. Uno, due, e tre. Finalmente. E mo, attenzione, perché adesso Web Berny dovrà rivelarci chi è. stavo sbagliando, stavo dicendo che lì sta sotto. Ah, bello. Lo vedremo tra poco. Dai, ultime. Tu dici Nemora, tu esatto. Cioè, autorici. È lo posso. Vabbè, lo sai. No, voglio rovinarmi la carriera. Sì, è gay. Ricoricchio. Stai vicino. Cosa? No! SL no! SL no! SL no, sicuro! C'è manco se gli steroidi a... Tipo S, è così grosso, stanno toro, Raimon, tu... Vabbè, ora dai, non lo vediamo, ascolta, non lo vediamo. Aspetta, lo vedrai adesso. Tu l'hai detto, non puoi cambiare! Tu l'hai detto! Io ho detto... Voi non potete più cambiare, Mamma mia, la maschera è un'altra maschera. Primo Sting con la cosa, ancora Bandamba. Sì. Mamma mia. Che genialità. Come sei Sting, se sei Sting. Ragazzi, volete ridere da poco? Va. Sting. Ragazzi, qua un attimo di tensione, ci sarà un po' di tensione. Attenzione, si tocca nella sfera. Le immagini non ci fanno vedere dove è White Berny. Dove sono andati? Sugli spalti, a cambiasse. Manda. Attenzione! Oh, che succede? Oh mio Dio! Non sei niente, vabbè. Insomma, sa. Vediamo se è arrivato il momento. Dunque, di scoprire chi si c'era dietro quella maschera. Oh mio Dio ragazzi, attenzione, attimi di tensione. Ma bene, non ho visto così vuole, sta scongiura proprio, sta supplicando sbang for mercy, magro, piccolo, come dicono gli americani, sbang for mercy, no? No, Cliffhanger. Attenzione, attenzione, chi avrà ucciso Negan? Oddio, attenzione. Le immagini, dove sono? Che fine hanno fatto questi due? Attenzione, alzo! Oh mio Dio! Ah! È apocalisse!
Non ci credo! Ma che cazzo! E forza! Sono sorpreso e amareggiato! Sì. No! E impara Tompson! E forza che si butta Tompson! Incredibile! Ma come che si è sconfitto bene? Avresti il meglio! Sì, ma completa! Sì, ma ti ricordi quello che hai detto prima? Beh. Penso che c'è la trovata là sotto! Beh, effetti! Porca roia! Ma vaffanculo. Vabbè raga, e la canzone più simile a Berny è Berny. Però c'è l'indovinato, non c'è l'indovinato. Berny non volevo indovinare. Berny batte a Apocalypse, insomma è lui che si c'è dietro la maschera. Ora Berny potrebbe puntare in alto. Torniamo tra poco ragazzi. Forgot. This better have my money. This better have my money.
forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want it. This place rings with echoes of lives once lived but now are lost. Times that want to read about tomorrow. I don't care if we lose it all tonight. Up in flames, burning bright, warming the air of the world. I don't love you anymore. It's all I remember you telling me. Social media is abuzz with the outcome of this match, and the WWE Universe seems to be torn on a face.
Ragazzi, pronti per il main event? Eh sì, Paul Mancio, ciao, come sta sul ring? Paul Mancio contro il grande Alexander, che è una montagna, guardate là. Oh, ma Paul Mancio, sono belli più belli, riesce subito a dimostrare che passo è fatto. Belli che belli, belli belli. Pronostico, io vado, mi dispiace ma vado con Alexander, non ce lo vedo Paul Mancio a vincere. Ragazzi, scusami, c'è un pezzo che lo posso mandare qualcosa. Vai, manda. Cazzo. Ma manda, che ti... Io sono in... Da senza cinque. Sono sudo freddo, ti giuro. Ma lo sai che è il caldo? No, lo sai che è che non ci ho pensato. È il caldo, ma pure una fede, pure il caldo con... Comunque, pronostico, io pure dico Alexander perché mi ricordo il cantante dei Paparocci. Ma tu perché l'hai visto l'entrata? Perché abbiamo saltato, ma l'entrata mi piace. Cioè, che l'entrata. E tu devo a parte la song del film. Beh, film del buone. Che poi l'ultima volta era il nostro skiller, no? Non muffo. Attenzione, Paul Mancio! Si dà power bomb! Paul Mancio bomb! Vediamo se ci saranno. Comunque ricordiamo una eccellenza squalifica, quindi, oh, quindi la disqualification può intervenire? No, potrebbe intervenire qualcuno o potrebbe utilizzare le armi? Già. Le armi tra fucili e pistole, sì. Beh, contro Alexander io una bella botta al capo con un fucile di mio. Anzi, io prenderei il tavolo, quel tavolo quello che ci vediamo noi qua davanti che schianterà in faccia sulla tempia. Che vedo come? Esatto. Beh, io mi schianterei il tablet in faccia. No, perché no. Ne vado il colpo. Ecco, ma prima può essere usato anche l'arbitro, cioè schiantare l'arbitro. Oh, ecco, si cela, vediamo cosa si cela. Paul Mancio, aspetta, la sedia. No, ecco. Bravo, faccia. Iniziamo. E poi, fa vuoto. Oh, ma che rai per niente da fare. Cosa? Ehi, sono atletico. Si, vieni qua. Cioè, il fan dell'Aiwood posterei, presentando una spia. Zampa dove? Opzione, fischiamo un suplex. Oh, perfect flex. Perché sono morto. Sì, dai. Dico le cose con un nome diverso. Veramente però per flex non c'ha quella caduta. No, c'ha un... poi è un pin. Sì, con pin e poi la caduta è meno morte. Come per fare un pin. Sì. Penso sia di nuovo il mio Tegore Brooklyn, no, Tegore Back to Brooklyn, parliamo un attimo. Raga, se l'aspettava. Porco due. Il porco due dice Paul Mancio! La schiena. Giuro, scusate, prendiamo che ora sia il momento giusto per colpire con i gradoni d'acciaio. No! Paul Mancio! Si dice no. Dice di no. Ma è dei calcoli. Sì, diciamo, non sembrano due molto abituati se no a colpire con le armi. Anche Alexander con cui sia. Zamba Lambettu! Zamba Lambettu! Sarebbe un'ottima idea fargli una file trailer sull'angolo degli spalti. La figa. Ah, sarebbe figo. Ma pure la powerbomb, no? Sì. Sì. Però col collo, capisci? Con la tempia sull'angolo. Cacchio, quella sì che farebbe male, farebbe molto male. Alexander però ancora vuole prendere qualcosa. Trasformare il maggio di wrestling in una firma di tra. Oh, la massa di Cougar! Sembra. Quante volte sta usando? Però è comodo da usare. Sì, infatti. Oh! Così comodo da usare la sedia d'acciaio! Mamma mia! Sedia d'acciaio, quanti giochi ci sono? Ma non perché devono essere più due? Mamma mia ragazzi, Paul Mancio qui dice. No, vabbè, non è che sono poco d'acciaio, c'hanno un sottile strato di gomma, così per farci la testa con la sdice. Ah, è chiaro, per le vertebre, tanto sempre. Per la lombalgia. Per la schiena, soprattutto quando la schiena tra le vertebre, capito? Allora, attenzione, intanto qui le vertebre preparando un crack perché c'è un bel next top, next suplex. Ah, non è vero, ma qui stiamo vicino a parte Svezia e Repubblica Irlanda. A me piace, eh. Cioè, è una squadra che non è che tipo proprio mi piace. Bello o l'altra? No, belli e grave sto. Ah, infatti c'è. Tentativo di belli tu belli, è interessante. Scolzi, mi sa, eh? No, scolzi. Willan, Ulan. Long, Omega Driver, ragazzi! Mamma mia!
C'è lo Spider Rider! Uno! Due! Tre! Bello lo Mike Rider! Sì, sì. Spider Rider, mi piace. Anche a me. Ti piace. Però che ti prendi il suplex del dietro. Però te ne giro e poi drive. Ma figo. Sì, è bello, sì. Scegli quella cifra. Ah, deve essere spettacolare, sicuramente lo è. Ma la prova vuole essere spettacolare. Sì, ma lo sai di chi è la signature di Cougar? Qual è? Di chi è? Suplex. Sì, beh. Però ti strong. Non lo so, non lo chi è? Spettacolo. Ti ricordo, c'è niente la particolarità della gente che so, ha per caffè Cesaro. Oh, attenzione, scusa, Mr. Driver! Da sopra, sopra di lui. Attenzione, mamma! Questa mossa finale, ragazzi, Mancio è finito. Mancio è veramente out. Lo devo selezionare. No, guarda, 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 no, non qualche può. Energia. Uno, due, qualche energia. Io voglio la prevede. No. Non so perché, ma prevede il futuro. C'ha l'occhio. Mangio tanta marijuana. Mangio da. Oh, che va a prendere. Oh, stracchetto stick. Questa fa male. Oh, oh, domo. Domo. Anche questo è un match duro, eh. Paul Mancio di. Domo, Paul Mancio. Oh, più duro sto per due che senza. Sì. Durello, durello. Oh, ancora. Durello. Alle palle. Basta, no, basta. Tu prendi la mazza? Oh, questo è cosa stai chiedendo? Che sicuramente non aveva fatto così un cazzo, però vabbè. Sì, infatti. Vabbè, se ci caschi su qualche però adesso fa male. Porta miseria, sì. Se caschi su Alexander, no. Mi già le casche, mi faccio male. Sta gente. No, a Roma. Ora, boh, faccia, non niente da fare. Ora, boh, faccia, non niente da fare. Boh, faccia, non niente da fare. Boh, faccia, non niente da fare. No, questa è mia, ragazzi. Boh, faccia, non niente da fare. Boh, faccia. Dio Dio, Alexander lo colpisce. Ma non faccia la nutra. Non è mancio. Ma non faccia. Non è male. È un buon mancio. Però c'ha la sedia a portata di mano. Si prende. Poi Lex Snap. Che mostra che adesso in questo due match non ci azzeccano niente. Sinceramente, no, no, però non ha mai toccato le gambe e mo parla da leva le gambe. Ma guarda l'esterno, Oh, questo si liscio. Boccia! Infatti sai che il mio vizio sistema in maniera che sembra che direzionano i colpi sempre sulla stessa. Ma voi devo giurarlo? No, lo so, no, che sto lì, non usando. Oh, attenzione! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Senza niente smoke! Non è che non è questa. No, non è questa. Mi guarda da questa però. Sì. Mentre uno sta girando invece di film avanti. Bella, eh? Bella questa. Non è facile da seguire. Cioè, ma penso questa o quell'altra? Questa sembra che la sta fa quell'altro invece. Sì. A poi ho trovato una rivesta un po' in grave assurda su internet. Oh, ma quello è il cash. Cioè quello che fa Tompson, lui rigira tipo DDT. Beh, Tompson fa DDT, però proprio in maniera repentina. Una cosa pazzesca, è un giapponese, è una nota. Una specie di Saving Grace volante, no? No, proprio una cosa. Thompson esce. Esce Tompson, no. Ma cioè, la Tompson riesce. Tu mi senti il culo da Tompson quando viene. Tu lo riesci, si riesce bruttissimo. Ma rigira Tompson non si piace quando viene niente da fare assurdo. Ah, ho capito come, ho capito come. Qui intanto il match prosegue e devo dire che... Ma non si è fatto tutto. Sì, sono gli stessi. Sì, infatti, tu sinceramente non hai rompo il palo, non uccide. Andiamo al match. Perché non l'ha fatto a lui? Infatti. Andiamo al match perché qui non si parla di Arte Breaker, ma si parla di Alexander che vuole restare campione della WWEF da 4 mesi. Da marzo è campione. Ricordiamo come Alexander ha vinto il titolo. Cioè, usando... No, non c'era. Ma stava per essere meno il titolo e la progetta Money in the Bank. Dopo il match la Stefandrew e David Johnson. Chissà bene. Adesso come adesso che dici? Stefandrew potrebbe ripuntare al titolo. Sì, è stata vincita al Stefandrew. Sì, cioè, i soldi vanno in pensione. Certo, magari un giardino. Sì, puntavo. Oh, eccolo qua, Mega Driver! Mamma mia! È la seconda del match. Non è la mossa finale, però è una mossa che fa molto male. Adesso sì, è il momento giusto per schienarlo. Uno! Due! Dai, come i sgoccioli, prevedo al massimo 4 minuti e 7 di match. Sì. No, manca un po' di sangue, manca un po' di sangue. Attenzione! Meno di 4 minuti di match. Mancio, cosa vuol fare?
Poi e poi una bella comunità. Sangra! Avrei visto il sangue. Oh, attenzione! Rifo, avrei visto il sangue e uscito il sangue. Attenzione ragazzi, double A? Double A, double A. Vediamo se c'è il suo. La chiamala è più e fuck you! Attenzione ragazzi! C'è la schiaffa del già! Pantaccio campione! Uno, due, tre! Grande resistenza di Reyfor. Alexander. Ma che succede? Oh no! Attenzione, le mani se ne vanno su proprio perché i due sono stesi a terra come pedali di Dino e continua a darsi la stagione. Che succede? Oh! Attenzione, vediamo chi arriva! No, MCW! Vediamo chi. Che fa quel MCW? Su Paul Mancio! Che viene colpito! Attenzione, guardate Slagor, va a aiutare! Slagor va a aiutare Paul Mancio! Slagor va a aiutare Paul Mancio! Questi erano Rani Goldex, erano i più campioni degli Stati Uniti, Slagon comandante di Dragon, sì. E Alexander campione di WWF, insomma. Ma che stable che erano? Cioè, Rifford era una stable assurda. Questi erano i due, hanno fatto la... il gioco sporco, la forza di Paul Mancio, il gioco sporco, scusate. E, insomma, per Alexander ora è una manna dal cielo, ma ancora una volta che viene invitato Alexander. Sono tre mesi che vediamo una cosa. Prima con la gira di Gesù. Cioè, non si può essere il gol. Non ci deve essere un manicomio senza vita. Veramente. Comunque sta soltanto che settimana prossima avremo Civilization in Giappone. Quindi sarà una puntata giapponese dove si vende affrontare a Berny. Dai, in giapponese? Sì, no, sarà un match a un cazzo tutto da un bello. Tipo buono, Berny San. Con queste immagini io penso che sia veramente tutto. Con Alexander che ancora una volta ruba. Che ruba ragazzi. Eh sì, batte un fare rubando. E vabbè. E con Dragon mi sa che ci dovranno delle risposte. L'appuntamento da Emanuele Filoni. Andrea Cesta. E Rifor. E alla prossima cultura giapponese, targato ovviamente. Civilization. Ciao! No, ma attenzione, le macchine non vanno via! Le macchine non vanno. Che succede? Intanto tutti You Sold Out cantano You Sold Out, tutti stanno cantando questo coro. E che... oh mio Dio. No, rimangono lì. Allora è veramente... è tornata. I Raiders sono tornati. Era ora. E con questo io penso che non abbiamo più... ti ricordi, sì. Con questo... no dai, non ci credo. Sono tornati ragazzi. I tre amichetti. Ciao. Da Mario Filoni. Andrea Cesta. Alla prossima. Ciao.